Ciao, sono Maniki Steffi e questo video vuole parlarti di 10 bellissimi libri che mi hanno accompagnato in tutti questi anni. Questi libri parlano della cultura giapponese in generale e credo siano degli ottimi mattoncini per accrescere la tua conoscenza sul sollevante e portarti ad una maggior comprensione del tatuaggio giapponese. L'operazione da fare è molto semplice ed è quella di eliminare ogni condizionamento, creare un vuoto che ci permetta di conoscere una cultura così distante e così intricata e densa di significati che non viene compresa completamente neppure da tantissimi asiatici. In questo modo potrai avvicinarti di più al sollevante e comprendere piano piano anche i vari personaggi degli Irezumi e le storie delle ukiyo-e. Il primo libro è Storia del Giappone. Eccola. Storia del Giappone di Kenneth Henschel, edito da Oscar Mondadori. Dunque, questo libro è molto bello perché riassume in un solo volume diversi periodi storici del sollevante. Quindi andiamo dal periodo Jomon, Yaoi, per passare poi al periodo Yamato, dove viene costruita la cultura vera e propria giapponese, dove gli imperatori cominciano ad avere una successione. Si parla del periodo Momoyama, si parla ovviamente del periodo Tokugawa, per arrivare fino ai giorni nostri. La storia perché è importante? Perché lo porto come primo libro? Perché nel tatuaggio giapponese ci sono molti personaggi che sono veramente esistiti, come Yoshitsune e Benkei. Il primo, Yoshitsune, è il primo esempio dello spirito del samurai. Benkei invece è il suo seguace, il suo fedele amico, e rappresenta lo spirito di dedizione e di sacrificio. Leggete un libro sulla storia giapponese perché è fondamentale, fondamentale. Il secondo libro che consiglio è Kojiki, un racconto di antichi eventi, a cura di Paolo Villani, edito da Marsilio, letteratura universale Marsilio, eccolo qua. Kojiki cos'è? È un testo sacro della religione Shinto ed è stato ultimato nel 712, sì, nel 712. L'opera letteraria più antica del Giappone e spiega proprio come si è creato l'arcipelago giapponese e tutto il resto del mondo, come si sono create le divinità dell'acqua, del fuoco. Lo shintoismo è una religione profondamente animista, di matrice sciamanica, e quindi diciamo che la vita è vista in modo più allargato. La vita non appartiene solamente agli animali e agli esseri umani, ma carica di energie ogni cosa. Quindi per lo shintoismo ogni cosa può avere uno spirito. Il terzo libro del quale vorrei parlarvi è Giappone perduto di Enrico Hillier Giglioli, edito da Luni. Questo libro è bellissimo, bellissimo. Giglioli è un naturalista italiano che alla fine del periodo Tokugawa, quindi poco prima della restaurazione Meiji, visitò il Giappone. Partì con una nave, la nave Magenta, e arrivò in un periodo storico nel quale tutto stava cambiando, dove l'epoca dei samurai si stava trasformando, dove il potere dello shogun si stava sostituendo al potere dell'imperatore. Un sempre più forte contatto con gli occidentali incuriosiva verso una modernizzazione che prendeva diverse direzioni. Un mondo in cambiamento. Giglioli descrive con le sue parole un Giappone romantico, importante, ti fa vivere quel periodo. Secondo me è un passo molto bello, è quando descrive i Betto, che sono le persone che si curavano dei cavalli e che formavano proprio una corporazione. Vorrei leggere un passaggio perché secondo me è proprio bello. I Betto formano una corporazione speciale che mi destava un interesse particolare, già
che non sono solo bellissimi giovani, svelti e robusti, ma è tra loro che si vedono i più bei saggi di tatuaggio. Ne ho veduti molti, i quali avevano il corpo, eccettuata la faccia e usualmente le mani e i piedi, interamente coperto di eleganti arabeschi, disegnati indelebilmente per mezzo di punture sulla pelle in rosso e in azzurro. Sul petto e sul dorso si vede spesso la figura di un drago, oppure un ritratto di un uomo o di una donna. Ma ho veduto più di un caso in cui il Betto aveva sul corpo tutto un romanzo illustrato. Cercai di avere notizie intorno al metodo adoperato nel tatuare in Giappone. Seppi che quell'arte è esercitata quale esclusiva professione di uno specialista, i cui ferri del mestiere stanno tutti in una piccola scatoletta. Sono aghi, pennelli, colori, inchiostro, detto della Cina, e carta. Gli aghi sono di diversa grossezza, corti e fissi, e sopra un manico di giunco come i pennelli. Lo specialista si chiama in giapponese Orimono Akindo. Come può non affascinarti un libro di questo tipo? Questa foto di proprietà di Giglioli è stata scattata da Felice Beato, un fotografo di origine veneziana che visitò il Giappone proprio nello stesso periodo di Giglioli. E lui, il personaggio della foto, è proprio un Betto. Il quarto libro che vorrei suggerirti si chiama Racconti dell'antico Giappone, eccolo qua, di Mitford, edito per la Luni. Ha una copertina bellissima, questo drago del tempio Myoshinji, meraviglioso. Il libro è una antologia del folklore giapponese, racconta molte storie ed è stato scritto verso il finire del periodo Tokugawa, e quando Mitford visitò il Giappone. Lo stesso periodo di Giglioli, lo stesso periodo di Felice Beato. Mitford nei suoi racconti spiega molto bene la figura dell'Otokodate. La figura dell'Otokodate è fondamentale per capire il tatuaggio. Perché? Perché nelle stampe si vedevano proprio questi personaggi tatuati. Chi erano gli Otokodate? Erano delle persone appartenenti al popolo, alla classe del popolo, che però si ergevano a protettori dei deboli, soccorrevano i bisognosi. Molto spesso elargivano del denaro a chi ne aveva bisogno e ospitavano nelle proprie case persone che appunto rimanevano per strada. La struttura dell'organizzazione proprio della famiglia degli Otokodate è l'ossatura delle famiglie Yakuza. Il quinto libro è Anche i giapponesi nel loro piccolo si incazzano, però l'ho messo insieme a Perché i giapponesi hanno gli occhi a mandorla. Perché? Perché uno è il proseguimento dell'altro e sono fantastici tutti e due, quindi non sapevo decidermi tra uno e l'altro. L'autrice è una mangaka che vive qui in Italia, a Bologna, e si chiama Keiko Ichiguchi. Eccola qua. Con la sua semplicità e ironia descrive il sentire giapponese, descrive attraverso la storia del Giappone i vari personaggi che si vedono nei manga, descrive i vari tipi di romanticismo giapponese. Io lo consiglio perché appunto è scritto da una giapponese che vive qui in Italia, quindi sa fare molto bene da ponte tra una cultura e l'altra. Il sesto libro è Giappone, eccolo qui. Giappone della collana Dizionari della Civiltà di Electa. L'autrice è Rossella Menegazzo. Rossella è una veneziana, insegna alla Università Statale di Milano ed ha insegnato anche alla Facoltà di Giapponese dell'Università Ca' Foscari qui di Venezia.
Dunque, questo libro per me è fondamentale perché con poche parole e molte, molte immagini riesce a trasmettere cos'è il Giappone a 360 gradi. Quindi se non sapete qualcosa, se vi manca la conoscenza di, non so, un personaggio o un periodo, eccetera, prendete questo libro perché è veramente ottimo. È strutturato così. Dunque, all'inizio parla di vari personaggi, poi parla del potere, della vita pubblica, segue poi la religione, fondamentale, poi la vita quotidiana, quindi la cerimonia del tè, l'ikebana, tantissime altre pratiche. Finisce con il mondo dei morti che è fondamentale nella cultura giapponese, perché appunto, come già detto in altri video, c'è sempre una connessione tra il visibile e l'invisibile. Quindi, bella questo dizionario, questa collana dei dizionari della civiltà, che si chiama Giappone, Electa Rossella Menegazza. Settimo libro, Il Giappone delle donne. Antonietta Pastore è l'autrice e Einaudi Tascabili è l'editore. Allora, questo libro, Nel Giappone delle donne, descrive la figura della donna in diversi ambienti, quindi nel lavoro, a casa, nel sollevante, a partire dagli anni 70, grosso modo, fino ai giorni d'oggi. È molto interessante perché quando si pensa alla figura femminile in Giappone, tutti quanti pensano alla geisha. Però le geishe non sono la normalità, ok, in Giappone, anzi. L'esperienza è proprio sua personale. Antonietta Pastore ha vissuto, o non so se vive ancora, in Giappone, era sposata con un giapponese ed ha intervistato numerose donne giapponesi. Potrei farvi l'esempio delle office lady. È una donna che fin dalle elementari ha cominciato grandi studi per arrivare ad una università di medio, grande livello, per poi affacciarsi su un mondo del lavoro che non lascia margine. Non permette alla donna di evolvere la propria carriera. Può arrivare fino a un certo punto, ma poi i poteri forti devono appartenere sempre e comunque all'uomo. L'office lady trova il suo marito prima dei 30 anni, altrimenti sei considerata una vecchia zitella, e di solito lo trova nel posto di lavoro. Perché? Perché avendo lavorato nella stessa azienda, la futura moglie può comprendere le fatiche del marito e può capire che il marito alla sera rimane fuori con i colleghi a sbevazzare, fa tardi e quindi in teoria, secondo loro, non dovrebbe arrabbiarsi. Ecco, questo è un esempio di quello che è essere donna in Giappone. Lo consiglio perché appunto continua ad essere così. Continua in Giappone, si continua a essere tendenzialmente maschilisti, anche se le donne stanno avendo sempre più ruoli di rilevanza. Una cosa interessante è la conclusione è molto bella perché sa comunicare molto molto bene il senso di remissività e di disposizione alla rinuncia, tipico non solo della donna giapponese ma di tutto il popolo giapponese, perché la persona giapponese non si vede come solo individuo ma come parte di un gruppo. Quindi la cosa importante non sono tanto le proprie emozioni, le proprie frustrazioni, le proprie delusioni, il proprio ego, o la propria felicità, ma la cosa importante è l'unione con il gruppo, è la società, è la natura in generale. Quindi questo libro trasmette anche questi vari aspetti. Consigliato. Ottavo libro, non poteva mancare, Ore giapponesi, di Fosco Maraini. Fosco Maraini è stato internato in Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale, poi ovviamente liberato, è stato internato perché era un antifascista e il Giappone stava con Mussolini, quindi l'hanno internato. Il libro è un diario dei suoi viaggi nel sollevante. Con le sue parole trasmette l'amore verso la cultura e trasmette la profonda umiltà
dei giapponesi, trasmette la storia, le profonde radici storiche del Giappone. Soprattutto fa capire come il paese si è sollevato da una catastrofe incredibile che è stata appunto la bomba atomica. E quindi descrive una società che ha saputo raccogliere le forze, adeguarsi ai tempi, reagire e ricostruire il paese proprio per il bene comune. Altro libro fondamentale per capire la cultura nipponica è Stile Giappone. Eccolo qui, di Giancarlo Calza. Giancarlo Calza è un professore storico dell'arte dell'Università di Ca' Foscari di Venezia. Assieme a Rossella Menegazzo ha organizzato tra le più importanti mostre sulle Kyoe, sulla pittura giapponese in Europa, non solo in Italia, proprio in Europa. Stile Giappone mi è piaciuto veramente, veramente tanto, perché sa descrivere i principi dell'estetica giapponese in modo raffinato, sa riassumere degli strumenti che vengono usati nella pittura, nel teatro, nella grafica, nella musica, tutti strumenti che si rapportano al senso estetico della bellezza giapponese, un senso estetico che è strettamente legato alla natura. Stile Giappone lo trovo un libro fondamentale, edito da Einaudi, dimenticavo. Ultimo libro, lo sto leggendo in questi giorni, è appena uscito, Wabi Sabi, Selene Calloni Williams, edito da Pickwick, PM Edizioni, Pickwick. Il libro è fantastico, vorrei sottolineare ogni parola di questo libro. Perché? Perché è un ottimo strumento di vita, in realtà. La Calloni racconta attraverso la sua esperienza al Monte Koya come la meditazione, la ritualità possa migliorare la propria vita, la nostra vita. La sua esperienza è un'esperienza diretta sul campo di confronto con i monaci Shingon, con gli Yamabushi. Gli Yamabushi sono cari al tatuaggio giapponese perché sono in qualche modo gli eredi del Tengu. I Tengu sono gli yokai che abitano le montagne e che hanno degli incredibili poteri, soprattutto nelle arti marziali. La Calloni ci regala ad ogni capitolo degli strumenti meravigliosi per evolverci, per goderci la vita, per godere appunto della bellezza della vita imperfetta. È proprio questo il cuore del libro. Wabi Sabi significa semplicità, imperfezione, transitorietà. Wabi Sabi significa sapere che il trascorrere del tempo porta significato alle cose, porta bellezza. Il trascorrere del tempo porta energie agli oggetti. La Calloni poi ci aiuta a creare il vuoto, questo vuoto che è matrice di tutto. Wabi Sabi aiuta a ricongiungerci con Madre Natura per trovare un equilibrio in questa società squilibratamente patricentrica, come dice la Calloni nei suoi video e nel libro. Cercate di fare tabula rasa perché questo libro è veramente, veramente bello. Questi sono 10 libri che ritengo molto importanti per una crescita personale. Non li ho classificati per importanza, quindi potete leggerli a seconda dei vostri gusti. Niente, fateci sapere con i vostri commenti cosa ne pensate sia del video ma anche e soprattutto dei libri. Io sono Maniki Steffi, questo è il canale di Adrenalink. Alla prossima!